Sei in ascolto di RDA Radio 1 Circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1 Circuito Spreaker, la tua radio web. Fai da te? Sì. Allora, guarda la qualità delle offerte su www.viaggio.it, il migliore portale di settore creato dall'agenzia Viaggio e Vedo per te che ami far da solo. La prenotazione la fai tu, ma noi ci siamo sempre ad accompagnarti in ogni tua scelta. Visita www.viaggio.it. Il tuo prossimo viaggio parte da qui. Agenzia Viaggio e Vedo. Telefono 06 41 03 636. Gianluigi@viaggioevedo.it. 5. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze. E bentornato in diretta con Gianluigi, Radio Vacanze. Come sempre i nostri numeri 320 46 87 503. Abbiate ascoltato fino adesso Bergamo e Varese, e riapriremo dopo la pausa con Pino Forestiero per parlare di vini, con Maria Grazia, che chiuderemo con Sondrio e poi il nostro direttore Mega Galattico. Bene, andiamo immediatamente a chiamare Pino, Pino Forestiero, il nostro sommelier. A breve troverete, dopo l'Epifania, un programma tutto di Pino, che praticamente è un riassunto un po' di quello che abbiamo fatto in tutte queste puntate, con tanti podcast che racconteranno a chi magari se l'è persa qualche puntata, dei bellissimi vini di tutto il territorio italiano. Pino Forestiero, Pino, benvenuto, come stai? Benvenuto alla Radio Vacanze. Buonasera Gianluigi, bene, buonasera a tutti. Stai diventando più famoso di noi, eh? No. Qui ragazzi, andiamo a... gli lasceremo i microfoni, andiamo a fare qualche altra cosa. Allora Pino... No. Stasera anche hai tanto da raccontare, perché noi ci siamo volutamente fermati perché dare spazio a questa appunto cultura del vino, che no, che i lombardi anche non hanno niente da invidiare a nessuno. Beh sì, insomma sono già alcuni appuntamenti che dico che insomma la Lombardia è una regione che è vero che non possiede una produzione quantitativa importante, però ha una produzione invece qualitativa che è tra le migliori d'Italia, e tra queste zone dove si producono vini eccellenti, la stragrande maggioranza è nelle province di Bergamo, Brescia e Sondrio. Abbiamo parlato delle province di Bergamo e della grande qualità del Moscato di Scanzo di OCG, che è affiancata poi dalle buonissime DOC Valcalepio e Terre di Colleoni. Ci siamo spostati anche nella provincia di Sondrio, abbiamo parlato della splendida Valtellina, una delle più importanti aree viticole d'Italia, con il suo paesaggio unico al mondo, destinato ad essere iscritto fra i beni UNESCO come patrimonio culturale dell'umanità, e che ci regala vini straordinari come le sue DOCG Valtellina Superiore e Sforzato di Valtellina, affiancate sempre dall'eccellente DOC Valtellina Rosso. Questa sera vi voglio parlare di un'altra zona molto importante della Lombardia, che è quella di Brescia e della sua provincia, dove si producono una grande varietà di vini eccellenti riconosciuti in tutto il mondo, ed è doveroso partire dal vino più importante e conosciuto della provincia, il Franciacorta di OCG, che è un vino spumante prodotto da uve Pinot Nero, Chardonnay e Pinot Bianco con il metodo classico, cioè la rifermentazione in bottiglia. È un vino eccellente in una zona straordinaria a sud del lago di Seo, composta da un anfiteatro morenico formatosi all'epoca delle glaciazioni nelle aree geologiche secondaria e terziaria, per l'effetto di un grande ghiacciaio che, proveniente dalla Val Camonica, si divise due rami subito dopo la bocca del lago. Il nome con cui si definisce questa importante area vinicola ha un'origine controversa e molte sono le ipotesi, le leggende sul suo significato. L'ipotesi più probabile deriva dalla
Franche Curtes, cioè Corte Franca, paesi medievali che erano sotto la protezione dei monaci fiorentini e che ottenevano l'esenzione fiscale. In pratica i monaci, in cambio del duro lavoro in vigna, godevano dell'esenzione dei tributi. Il vino Franciacorta è prodotto in diverse tipologie, ognuna con caratteristiche specifiche e classificate in base al residuo zuccherino o il dosaggio. Ci sono i Brut, che sono i più conosciuti dai consumatori, gli Extra Brut, i Saten, che sono un'esclusiva della Franciacorta e sono prodotti solo con uve Chardonnay ed hanno una pressione all'interno della bottiglia inferiore alle 5 atmosfere, mentre tutti gli spumanti generalmente ne hanno 6,5, e sono vini particolarmente eleganti e raffinati. Poi ci sono i dosaggi zero o pattosé, molto asciutti, dove non viene aggiunta nessuna liquor di spedizione e hanno un residuo zuccherino inferiore ai 3 grammi litro. Poi ci sono i rosé, da fermentazione parziale a contatto con le uve di pinot nero, i millesimati, prodotti con le uve solo delle migliori annate, e le riserve, che hanno una sosta sui lieviti molto lunga e comunque non inferiore ai 60 mesi. Il Franciacorta è un vino spumante ideale come aperitivo, con piatti di pesce, pietanze a base di pesce o a carni bianche, buono anche con i formaggi, tra cui il taleggio e il quartirolo lombardo. Ha dei ottimi profumi intensi di frutta tropicale come l'ananas, di agrumi, ricorda anche sempre la frutta come la pesca e il melone bianco, seguito da sfumature di crosta di pane, mandorle, a piccoli accenni di burro e vaniglia. Proseguendo sempre poi con le DOC della provincia di Brescia, abbiamo la DOC Botticino, la DOC Capriano del Colle, la DOC Cellatica, la DOC Curte Franca, che riguarda i vini fermi, cioè non spumanti, sempre della zona Franciacorta, la DOC Garda a ridosso dell'omonimo lago, insieme alla DOC Riviera del Garda con le sottozone Valtenesi. Un'attenzione particolare la voglio dedicare alla DOC Lugana, che comprende i comuni della splendida Simione, posto meraviglioso, bellissimo, di Desenzano del Garda, sì, di Desenzano del Garda, Lonato del Garda e Pozzolengo. Una zona bellissima sul lago di Garda, che è molto frequentata dalla clientela internazionale, che ne apprezza sia le bellezze naturali che quelle enogastronomiche. Noi italiani purtroppo non frequentiamo molto spesso queste zone, ed è un peccato. La viticoltura e le testimonianze storiche sull'origine della vite nella Lugana si perdono dietro nel tempo. Ci sono i famosi vinaccioli di Vitis Silvestris ritrovati presso le palafitte di Peschiera del Garda, che risalgono all'età del bronzo, quindi insomma parliamo di una storia millenaria. Ci sono circa 2000 ettari vitati, dove primeggia sicuramente il vitigno Turbiana o Trebbiano di Lugana, che ci regala dei vini piacevolissimi e freschi con profumi di frutta tropicale e agrumi, mentre nelle versioni riserva gli aromi sono un po' più complessi e vanno verso note balsamiche di pietra focaia, mantenendo però sempre una grande freschezza gustativa. I vini Lugana sono ottimi da abbinare ad alti vasi di mare, a salumi dolci, a primi piatti a base di pesci, carni bianche e soprattutto anche con le verdure cotte. Diciamo, questa era un po' l'idea la provincia di Brescia. Insomma, certo. È molto, molto. No, ma c'è... Dimmi, vai. No, ti dicevo, c'è quello che volevo confermare, quello che tu dici, perché qua, al massimo conoscono Gardaland del Parco, ma poi il lago purtroppo di Garda e tutto quello che c'è, no. Io guarda, ho sempre io fatto tanta difficoltà. Cioè, io la frequento molto volentieri quella zona, perché poi quando vado al Vinitaly, insomma, la manifestazione, che purtroppo questa non l'abbiamo fatta, però insomma diciamo la più importante che abbiamo in Italia, io preferisco soggiornare in quei 4-5 giorni che c'è la manifestazione proprio sul Spondergata, in particolare Bardolino, anche il Bardolino, come no? È un posto, posti meravigliosi, stupendi da passare del tempo libero, insomma. Purtroppo è, ho detto, massimo Gardaland, poi vai, già se gli dici fai Verone. Bravo. Volevo aggiungere una cosina per quanto riguarda poi il nostro catalogo, visto che insomma ci avviciniamo alle feste e quindi probabilmente stapperemo delle bollicine. Volevo dirvi che abbiamo un'azienda straordinaria di Franciacorta che produce solo bollicine, a differenza della stragrande maggioranza di produttori di Franciacorta che producono anche vini fermi a denominazione Corte Franca. Dico questo perché volevo proprio rimarcare la grande professionalità della famiglia Ambrosini, che si dedica alla produzione di soli bollicine con un risultato eccellente. Loro sono a Cazzago San Martino,
praticamente sono ai piedi del Monte Orfano, che è stata la prima immersione dalle acque nel Miocenio circa 23 milioni di anni fa, ed è ricca di fossili marini che danno ai vini una particolare mineralità che li rende unici. E l'altra azienda che consiglio è invece a Pozzolengo, nel cuore della DOC della Lugana, che è un'azienda di produzione familiare che, grazie all'impegno insomma di Daniele Lavasi, che è titolare, e alla passione di tutti i suoi collaboratori, produce una Lugana DOC eccellente. Fanno vini di grande complessità ma allo stesso tempo facili da bere, tra i quali spicca sicuramente il San Giacomo, che è una Lugana con affinamento in barrique, che devo dire è perfetta per la cena della vigilia, dove solitamente si mangia pesce. Abbiamo capito che ma arriverà qualcosa per Natale. Va bene, a trovare prima di Natale, venga a trovare. Va bene, la prendiamo per buona. Va. Grazie allora Pino, come sempre, Pino della Beer Import. Io devo soltanto che ringraziarti per il contributo che dai al programma, che non è meno di nessun altro. Grazie ancora, grazie, fai una buona serata e ci sentiamo la prossima settimana. Un abbraccio, grazie a voi. Alla prossima, Pino, grazie, e stasera ti voglio dedicare un brano che forse non te l'ho mai dedicato. Questo è veramente bello ed è Anguissola, che è un ragazzo con stile brasilero. Il 9 è come un 6, ascoltalo perché è veramente bello. Alla prossima, volentieri. Ciao Pino, grazie. Ciao a tutti. Ciao.